guarda! Un pollo! Ciao a tutti! E benvenuti sul canale! Se siete troppo giovani non potete ricordare questa pubblicità del dado. Dado Knorr, era Dado Knorr. Sì, col pollo di legno. Tu sei troppo anziano invece, non lo ricordi lo stesso. Benissimo, e quindi... Cosa vogliamo fare? Cosa abbiamo voluto dire con quest'intro del pollo? Che oggi cucineremo un bel pollo al forno, facile facile e buono buono, come dice l'amica Carlita. Andiamolo a preparare di corsa e senza dado però. Ed eccoci pronti per preparare il nostro pollo arrosto. Innanzitutto il protagonista, un bel pollo. Il mio pesa 1,2 kg, quindi ci starà circa un'ora e un quarto, un'ora e venti a cuocere. Ben fate conto che un pollo per cuocere ci impiega un'ora per ogni chilo, quindi lui 1,2 kg, lui 1,2 kg, un'ora e venti. Ci occorrerà dell'olio extravergine di oliva, del sale. Io ho messo qui il pepe, ma non lo userò, ma potete metterlo. Sostituisco il pepe con il peperoncino, quindi userò delle spezie. Io vi consiglio di usare del rosmarino, dell'aglio granulare in polvere, un pizzico di maggiorana e poi io ce l'ho, quindi se ce l'avete usata non sono niente, un mix per carni bianche. Questo è un mix di spezie per carni bianche che contiene cipolle, semi di senape, coriandolo, paprika, aglio, estratto di spezie, paprika, e l'ho trovato alla Lidl. Poi 3 cipolle bionde e 6-7 olive. Cominciamo subito. In una pirofila, allora, sul fondo della pirofila mettiamo un po' di olio, quindi adagiamo il pollo e versiamo un po' di olio anche sul pollo, quindi cospargiamolo su tutta la sua superficie, facendo attenzione che l'olio vada un po' ovunque. Questa fase è molto importante perché da essa dipende la croccantezza della pelle del vostro pollo. Non che si mangi, ma è sempre bello un pollo croccante piuttosto che un pollo moscio. Cipolle. Facciamo l'interno del pollo inserendo quante più cipolle possibile all'interno. Le dividiamo a metà, a quarti, a quello che volete e le inserite dentro. Stessa cosa, mettiamo anche le olive. Questo porterà al pollo un sapore pazzesco. Saliamo un po' l'interno, sporcandoci le mani ed immettendole dentro, ma le olive sono già belle salate, quindi porteranno sapidità senza bisogno di aggiungere troppa roba. E adesso andiamo di spezie. Il rosmarino, che io metto veramente abbondante, il peperoncino, un po' di aglio granulare ma pochissimo, la maggiorana, per questo giro io la evito perché ho il mega mix di spezie, che vado a frullare sopra. Aggiungo sul fondo di cottura un bicchiere d'acqua e se volete potete aggiungere mezzo dado vegetale. E adesso inforniamo a forno statico a 200 gradi per un'ora, un'ora e venti se il vostro pollo è grande quanto il mio. Comunque badate sempre a non farlo sbruciacchiare, casomai copritelo con un foglio di alluminio non appena la crosticina sulla pelle si sarà ben formata. In forno e ci vediamo alla fine della cottura. Mi raccomando, ogni 20 minuti irrorate sempre la parte superiore del pollo con un mestolo, date il fondo di cottura sopra e ogni tanto rigiratelo da una parte all'altra. Ed eccolo il nostro pollo, wow, mi sto per bruciare, in tutto il suo splendore, bello colorito, pieno di spezie, nel suo intingolo buonissimo. Vi faccio vedere la cottura perfetta, vedete la carne è perfettamente bianca. Ora lo porziono, poi con addirittura toglierò anche la pelle, quindi metterò un po' di intingolo sulla parte e lo servirò.
se questo pollo vi è piaciuta la preparazione, vi è piaciuto tutto, mi raccomando, preparatelo! Provatelo, pollo con cipolle e olive, una squisitezza. È facilissimo da fare, un'ora per ogni chilo di pollo e il piatto è servito. E voi non dovete stare lì 2 ore a cucinare, lo mettete in forno e lui va da solo. Bene, bene, se questo video vi è piaciuto regalateci una coscetta in su. È un petto no, va bene, ma un pollice in su sicuramente sì, quindi diffidate delle imitazioni ma sempre. Ma quali imitazioni? Ci sono tante troppe imitazioni in questo periodo. Ma non è vero. Diffidate delle imitazioni e mi raccomando, rimanete sempre qui, sintonizzati su 2 cuori 1K, dove l'allegria e la spensieratezza mia e la professionalità mia vi faranno compagnia. Giusto, quindi non mi rimane altro che darvi appuntamento con Gabriele per il prossimo video. E noi ci rivediamo sempre qui, sulle vostre tavole. Ciao! Ciao.